come ciao, come ciao ciao ciao. Gira un attimo sul capino, no, non ci gira sul capino. Allora, salve a tutti, in questo video volevo rispondere appunto al video tag lanciato da Sistiana, dove praticamente si presentano i nostri animali domestici. Voi, ovviamente la Lilly, se mi seguite l'avete vista in tantissimi, tantissimi video, perché comunque la porto spessissimo con me, sono molto legata al mio, alla mia palla di lardo nera. Allora, qui la vedete poco, perché vuole stare giù ora, si è messa accucciata. Su, non ti vuoi alzare un pochino per farti vedere a sedere? Un attimo a sedere, ti faccio le coccole, tante coccole. Ti faccio tante coccole, promesso. Promesso, stai un po' su. Allora, lei appunto si chiama Lilly, ha 11 anni. A agosto, il primo agosto ne farà 12, è del 2001, è appunto nata il primo agosto del 2001. E vi volevo raccontare un po' la storia di come ho avuto questa patatina nera. Allora, io avevo già avuto un cane che si chiamava Lucky, che era penso il cane più dispettoso che sia stato concepito. Era disobbediente, non richiamava gli ordini, non voleva stare in casa, proprio assolutissimamente nulla, 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 non voleva nemmeno le coccole, non ci potevo giocare, scappava. Fatto sta che all'età di 8 mesi, purtroppo la mia mamma e il mio babbo lo hanno ritrovato morto lungo la strada, perché comunque io abito abbastanza vicino alla strada, e l'hanno praticamente trovato morto, sdraiato per la strada. A me all'inizio non mi dissero niente, non mi dissero che era morto, mi dissero semplicemente che era scappato. Quindi io per più di un anno, tutti i giorni, stavo fuori ore a cercare, a chiamare il mio cane: Lucky, 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 dove sei, dove sei? E io quindi mi immagino la tristezza, come se è sentita in colpa mia madre per appunto non avermi detto la verità. Quindi poco un anno dopo, poco più di un anno dopo, abbiamo deciso di andare a prendere un altro cane. Ne volevamo uno molto piccolo. E allora un'amica della mamma ha detto: guarda, la mia vicina ha preso un cane che non cresce più di un gatto, è piccolo, è piccolo, è piccolo, l'ha preso qui. Perfetto, allora noi andiamo per il compleanno del mio babbo il 7 settembre, andiamo appunto da queste persone perché il cane aveva partorito di nuovo. Appena arriviamo ci si presenta un cane alto, io non so che razza sia Scooby-Doo, però comunque dell'altezza di Scooby-Doo, con gli stessi identici colori della Lilly, quindi musino nero, ora va giù, musino nero, orecchie appunto come le chiamo io a codina, quindi vanno un po' verso l'alto e un po' verso il basso, e petto bianco. E ci dicono: questo è il padre. E tipo la mamma rimane: come il padre? No. E questa qui è la madre, e ci si presenta un cane leggermente più piccolo della Lilly. Soltanto che come fai a una bambina di 10 anni a dirgli: no, guarda, il cane non lo prendiamo più? Cosa che io ero entusiasta, aspettavo tantissimo tempo che appunto mi arrivasse il cane, oddio, volevo un cane, volevo un cane. E ritrovarmi appunto lì, mia non se la sono sentita di dirmi: no, guarda, il cane non lo puoi prendere. E io vorrei mettere la videocamera un po' più in basso. L'abbiamo presa troppo presto, l'abbiamo staccata troppo presto dalla famiglia, perché io mi ricordo che quando si portò a casa la prima cosa che si diede è un po' di latte, e lei come sentì l'odore del latte si sdraiò per terra appunto in questa posizione, come se avesse dovuto prenderlo appunto dalla mamma, e mi fece una tenerezza incredibile. La prima sensazione che ho avuto quando l'ho presa è stata una scena bellissima, perché praticamente lei che cosa ha fatto la prima volta che... Vuoi stare più avanti? Vuoi baciare la videocamera? Che nasone gigante! Allora, la prima volta appunto che mi ha visto, mi ha messo le zampe, una sul, appunto, ha fatto questa cosa qua, ha messo una zampa sulla mia spalla destra, una zampa sulla mia spalla sinistra, e poi mi ha leccato tutta quanta la faccia. Lei è un cane estremamente possessivo, infatti dal primo giorno che ha avuto la sua cuccia sta subito, subito gelosa della sua cuccia. La prima sera non mi fece nemmeno dormire. Io mi ritrovai, scusate se muovo troppo la videocamera, io mi trovai alle 5 di mattina in cucina con questo cane.
Perché lei non voleva stare da sola. È paurosissima, è un cane abbastanza fifone. Appunto, è un cane abbastanza fifone e che non vuole mai stare da sola, ha il terrore dei temporali. Ma questo terrore gli è venuto quando si è ritrovata purtroppo un giorno da sola a casa e ha iniziato a grandinare tantissimo, grandinava, faceva dei chicchi di grandine giganteschi e lei praticamente si è ritrovata da sola sotto questa grandine e ha iniziato ad avere paura. Ha imparato, c'è da dire che ha imparato subitissimo a fare la pipì fuori. La pipì in casa me l'ha fatta pochissime volte. È un cane estremamente affettuoso che se ne vuole andare. Non ti apro la porta. Dicevo, è un cane estremamente affettuoso che gli piace stare in videocamera, non gli dà fastidio. Infatti, come vedete nei miei video, compare spesso. Però odia il flash delle macchine fotografiche. Lilli, vieni qua. Lilli, vieni qua. Vieni qua. Ora faccio un'incursione. Allora, è una giocherellona tremenda, che infatti quando andai dal veterinario dissi: ma è normale che il mio cane voglia giocare così tanto, che sia così tanto iperattivo? Ecco, l'è ritornata. Che sia così tanto iperattivo, che voglia sempre giocare. E mi disse: guarda, quando sarà più vecchia ti mancherà. Ho detto, verso i 5 anni i cani comunque tendono a smettere di giocare. E quindi ti mancherà tantissimo. Lei ha 11 anni, è una giocherellona tremenda. Poi, sa riconoscere alcune parole, oltre al suo nome che risponde solo quando ha voglia, risponde al che sa che sto chiamando lei, conosce pappa, che significa cibo, strano che non si è girata, e ne conosce un'altra, che guardiamo un po' come reagisce, Lili, dov'è la palla? Dov'è la palla? Dov'è la palla? Un po'? Un po' dov'è la palla? Cerchiamo un attimo la palla. Guarda dov'è la palla! Guarda dov'è la palla! Prendi la palla! Prendi la palla! La palla! La palla! E per lei palla vuol dire qualsiasi gioco? Oddio no, la porta, la mamma ci ammazza! E noi giochiamo spessissimo in questa maniera a tirarci le cose, a rincorrerci. E poi dopo no, conosce anche altre parole tipo cuccia giù. Poi conosce, sì, un po' di parole le sa conoscere. Comunque la storia è questa, che noi abbiamo, viviamo in simbiosi praticamente. Io non saprei come fare senza di lei. Mi ci sono affezionata forse troppo, perché alla fine è un animale, inizia ad avere 11 anni. Però è troppo umana. E poi, oh, se lo ritrovo vi metterò anche il video di quando si fa le coccole con la pianta, perché lei è una coccolona tremenda, perché anche ora che gioca, che è tutta presa dal gioco. Ora guardiamo un po' se appoggiando la videocamera qua. Guardiamo un po'. Allora, cuccia giù. Ora magari non sei entrata nemmeno nell'inquadratura, ma io lo so che tu hai fatto un cucciaccio e che sei tutta seduta. Poi, che cosa c'è da dire di questa belva qua? Che è coccolosissima, perché lei adora le coccole, ma è anche estremamente affettuosa appunto. Io sto continuando a rincorrere il cane per tutta casa, non so se... vuole andare fuori, basta, la mandiamo fuori. Comunque intorno a casa mia ho uno spazio immenso per correre. Ah, non vi ho detto la razza, ma è una meticcia. Lilli, fai la faccia da meticcia. Lilli, 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 fai la faccia da meticcia. E niente, questo qua è tutto quello che dovete sapere appunto sulla mia belva. Ora se troverò qualche immagine di quando era più piccola, che sicuramente ce le ho, ve le metto, così guardate un po' com'ero io da piccola e com'era la mia belvina. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto e se volete rispondetemi qua sotto. Ciao.